Buonasera cari amici di Dopo Cena, benvenuti, ben ritrovati come sempre qui il martedì sera. Ci ritroviamo sui divani rossi per una puntata, naturalmente ogni volta tema diverso. Questa sera avremo sui nostri divani un esponente della Fano che più fanesitudine di così non si può. Esprime proprio in senso lato il suo amore per la città attraverso tante iniziative. Appena lo inquadreremo capirete chi è e perché soprattutto è qui, anzi no, il perché lo scopriamo con lui. Abbiamo espletato la parentesi natalizia, siamo al 27, quindi insomma spero che tutto sia andato bene, avete mangiato, avete tagliato il panettone, giorni di bagordi immagino, adesso riprendiamo un po' la normalità come attraverso anche dopo cena, appunto, che più che dopo cena, in questo caso è un dopo Natale. Allora, apriamo l'inquadratura, accogliamo nei nostri divani in tutto il suo splendore, signore e signori. Grandezza. Piero Valori, eccolo qua. buonasera a tutti, auguri anche se passati di Buon Natale, buon anno, buone feste a tutti i fanesi. Sono sempre graditi gli auguri, prima, dopo, fanno sempre Natale, tutto a posto. È andata tutta bene, benissimo. Allora, espletata la formalità natalizia, sì. Adesso ci avviamo verso quello che è insomma un evento che ti ha sempre visto protagonista. Perché ridi? Cioè già mi immedesimo nel personaggio. Già entri, sì. Nella, ho capito, insomma, sì, sì, già ti stai pregustando quello che è. Sì. Allora, cari amici, parliamo di una partita di pallavolo, di volley che da diversi anni si tiene, che vede squadre di politici, giornalisti, sacerdoti, avis pro loco, insomma tutti quanti che contribuiscono a questa bella giornata, serata, insomma, insomma, oltre che di divertimento, di solidarietà, perché poi lo scopo di questa partita è la solidarietà, come sempre è avvenuto. Allora, anche quest'anno... Sì. Queste quattro squadre praticamente si contenderanno il titolo, se vogliamo dire così, di vincitore di questo volley della Befana. Mi viene da sorridere perché effettivamente sono quattro squadre veramente particolari, ma in questo caso la cosa bella è che dimostriamo, in questo plurale, che tutti noi fanesi, tutta Fano unita, con molto piacere si mette in campo, scende in campo per far del bene, una cosa fantastica. Bella. Senti, ma chi è il campione uscente, la squadra uscente, i campioni uscenti? L'Avis Pro Loco, dove giocavo io l'anno scorso, ma non sono io quello che porta bene, perché di solito, anzi è il primo anno che ha vinto l'Avis. Tu porti panini, Ah, guarda, li porto dentro, cioè il mio marsupio. Che... Porti panini, vivande. Sì. Dico, c'è il pezzo grosso, ma grosso perché? di presenza. Va bene, senti, sì, no, sì. Noi... Con Piero ci permettiamo di scherzare perché oltre che essere un amico, insomma, è sempre stato molto vicino, insomma, con l'affare dei Cesarini, sì. Con tante iniziative, Avis, i genitori di Sant'Orso, i tornei delle scuole, insomma, è un ragazzo che si impegna per la comunità e per insomma, far sì che insomma, sì. Il quartiere di Sant'Orso sia un po'... siete un bel gruppo comunque, vero? Sì, veramente, veramente un bellissimo gruppo, un quartiere molto attivo. Poi quando alla fine mi viene tutto facile organizzare questi, chiamiamoli eventi, perché per me è un piacere decisamente, lo faccio con molto piacere, ma perché poi vedo che c'è la collaborazione da parte di tutta Sant'Orso, di tutti i miei amici, genitori, parenti, figli, perché poi il punto di riferimento sono sempre i bambini, c'è cioè la scuola, la parrocchia, cioè è un quartiere, è un paesone Sant'Orso e tutti sono molto collaborativi, perciò non è difficile organizzare, sarebbe capace chiunque, sono convinto. No, vabbè, non è sempre così tutto facile, ci vuole comunque insomma, lo spirito, l'iniziativa, insomma. Allora, com'è quest'anno? Il torneo più o meno si presenta nello stesso modo? Sì, cerchiamo sempre di rendere la cosa molto veloce, simpatica, attraente, far sì che la gente che poi verrà a vederci si diverta, insomma, non si annoi, non ci deve essere un minuto di noia. Questo fa sì che facciamo queste quattro partite veloci da un set l'uno praticamente, dove
si affrontano prima due squadre, poi altre due, le due vincenti fanno la finale e le perdenti per il terzo o quarto posto. E queste squadre, ripeto, sono molto molto competitive alla fine, nonostante le loro non proprie capacità pallavolistiche messe in campo. Anzi, io come dico sempre, fate la squadra non forte, ci dobbiamo divertire, che più errori fate più ci divertiamo, ecco. Più facciamo sorridere chi è presente, e mi prendono la lettera, o lo fanno apposta o no, insomma, dicono vabbè, io ringrazio, grazie che lo fate apposta, rendiamo tutti così. Poi c'è il divertimento per i bambini stessi, come ripeto, quello che mi fa piacere è far divertire i bambini, perciò creiamo l'angolo animazione per i bambini sopra la parte alta del palazzetto dello sport, che è lì che si svolge la serata. E poi passerà anche la Befana, visto che siamo a ridosso come ogni anno di questa festa, la Befana passerà e regalerà, ecco, le calze a tutti i bambini presenti. Speriamo con tanti dolci, niente carbone, perché dopo, alla fine dopo rimangono tutti male. Solo dolci, non li mangio io. Sì, ecco, attenzione che se ti si allunghi il naso, dopo questa bugia arriva direttamente camera di vado Dino. Vado direttamente a Bellocchi alla festa. Esatto. No, dicono tutti così, i dolci non li mangio, poi alla fine li mangiamo tutti. Sì. Quindi quattro squadre agguerritissime anche quest'anno. Sempre le stesse. I giornalisti, i politici, i parroci. Io guardo, adesso questo permettimelo. Apriamo questi poveri parroci, sono tre anni che arrivano secondi, perdono la finale per un non nulla, prima di ricevere la scomunica, spero che quest'anno tocchi a loro vincere, però le partite sono regolari. Secondi. Insomma, bisognerà chiedere l'intercessione dell'Altissimo per cercare di... Sì, sono tutte squadre, veramente la loro disponibilità, la loro simpatia nel mettersi in gioco è apprezzabilissima, secondo me non si può non notare questa loro voglia di far del bene. Che poi alla fine, cioè, finisce sempre così, ma lo scherzo, ma ci divertiamo, ma sì, poi quando scendono in campo, io ho assistito a due o tre di queste giornate, alla fine non ci sta nessuno a perdere, qui no amici, poi quando si entra in campo tigna di quelle proprio... È quello il bello, è quello il bello. Quando alla fine non è nulla di aggiustato, le partite sono vere, perciò è giusto che sia così, insomma, e ci si diverte veramente. Insomma. Sì, al di là della performance tecnica sportiva, poi quello che... No, non è quello il luogo per vedere la performance sportiva. Diciamo, la lasciamo ad altri palazzetti. Sì, decisamente. Senti, ho detto, è una giornata anche, oltre che di divertimento, di solidarietà, perché una delle componenti di questo evento, di questa partita di pallavolo, è la solidarietà. Allora, quest'anno, sì, a chi avete deciso di devolvere, insomma, come ogni anno devolviamo sempre a favore di qualche associazione, di solito fanese, e quest'anno però, visto i tragici eventi avvenuti per il terremoto, abbiamo deciso di devolvere l'ingresso a offerta, non c'è nessun biglietto, è proprio, se uno ha il sentimento, il pensiero di dare un'offerta, ben venga, se in quel momento non se la sente, nessuno sta lì a dire non entri, anzi no, venite in tanti, perché c'è solo da stare bene e godersi della serata in particolare. Ma in questo caso noi devolveremo al paese di Castel Sant'Angelo sul Nera, in provincia di Macerata, che ci siamo sentiti appunto di pensare a loro, perché veramente ormai è una situazione drammatica, come in tanti altri posti, però è quasi raso al suolo. Pensiamo alle tante famiglie che, insomma, ne facevano parte di questo paese, che sono dislocate un po' lungo la costa. Abbiamo avuto modo di parlare, di sapere informazioni dal sindaco Mauro Falcucci, che poi guarda caso, ecco, ritornando, chiudendo il cerchio, è fanese, il nostro concittadino, perciò ecco, è stato tutto automatico nella decisione, e siamo veramente felici di creare anche un ponte, un gemellaggio di solidarietà con gli stessi bambini di questo paese, con la scuola poi Filippo Montesi di Sant'Orso, si sta creando proprio un ponte bello. Di solidarietà, di bene, insomma, di decisamente.
Che poi queste manifestazioni che insomma, in questo periodo fioccano, sono fioccate, ce ne sono state tantissime fin dal momento in cui insomma, c'è stato, raccolgono delle belle cifre, non sono delle cifre esorbitanti, 1000 euro, 2000, 5000, 3000, 7000, che uno dice vabbè ma cosa farà mai? No, no, perché Totò diceva la lira sopra la lira fa il milione e esatto. Quindi tante piccole iniziative, tante piccole donazioni messe insieme. Fanno sì che no, poi la somma fa il risultato. Esatto, andiamo avanti, tanto la gatta guarda va e ci vedo lo zampino, adesso partiamo per una serie infinita. E basta, fermiamoci. No, però insomma, questo è importante saperlo, perché tutto confluisce e fa sì che poi insomma, si abbiano a disposizione delle cifre anche importanti per far fronte a delle necessità che magari così insomma e Fano si sta dimostrando veramente una gran bella città, è molto molto propensa veramente ad aiutare in qualsiasi momento, in qualsiasi situazione. C'è la collaborazione, la partecipazione dei cittadini fanesi che in qualche modo mi sorprende, ma neanche più di tanto, cioè mi fa solo che piacere vedere che questa qui non è una cosa ferma sul momento e poi non lo fanno più, cioè ogni situazione critica che si viene a creare non solo da noi ma in Italia, direi a questo punto il fanese è sempre il primo, se può, a dare una mano, e questo è... Beh, io mi ricordo proprio nei primi momenti del sisma, lì a Sant'Orso c'era un centro di raccolta, sì, sì. E veramente non sapevano dove mettere le cose che arrivavano a un ritmo, quindi... Sì, anche con i Panthers e i tifosi del Fano, esatto, che saranno presenti poi anche loro questa, esatto, serata a fare la curva nel palazzetto. Esatto, loro avevano messo in piedi un punto di raccolta, ma veramente non ci stavano dietro, come si dice. È vero, è vero, è vero. Ripeto, fa solo che piacere, riempie il cuore solo a vedere queste cose, perché poi io mi ritengo una persona fortunata come me e tante altre, non ci manca niente. Quando puoi dare una mano a qualcuno, ben venga, cioè, voglio dire. Quindi una serata, avete capito, oltre all'insegna del divertimento, anche sotto la stella della solidarietà, quindi ci sarà un punto raccolto, una bull, cosa avete pensato di all'ingresso, fare? All'ingresso. Uno entra e poi insomma vedete di farvi cadere bene la mano nel portafoglio e mettete lì qualcosa, perché va per le popolazioni terremotate e poi ci si diverte, quindi sì, insomma cioè, sono anche fra le partite, mettiamo anche spettacolo di danza dell'Accademia dello Spettacolo, ecco, quindi Fanon, faremo fare un'esibizione all'Aurora Ginnastica Ritmica, ci sarà anche un'esibizione del Sitting Volley, una novità che per chi non la conosce. Il? Sitting Volley. E cos'è? È una pallavolo per disabili che in qualche modo non hanno la funzionalità delle gambe. E è bello anche questo da vedere. Sono cose che, ripeto, riempiono il cuore poi. Certo, quindi insomma vedete ci sono tanti buoni motivi, sono un paio di orette. Sì, ecco, non di più, un paio di orette in spensieratezze per divertirsi, sì, e per fare di tutto insomma questo movimento che confluisce nella solidarietà. Esatto. Senti, ma avete pensato, so, un uccellino mi ha detto, si dice così, che insomma gira un video, c'è stato girato un video, c'è qualcuno... Viene da piangere sul da ridere. Perché insomma è stata una bella esperienza, immagino. Sì, no? È stata una novità, la ciliegina sulla torta, ecco, di quest'anno è venuto in mente di creare la sigla, per la prima volta la sigla di questo evento. Non me lo sarei mai aspettato di arrivare a tanto, figuriamoci. Ecco, ci mancherebbe. Tu sei parte della sigla. Io sono parte della sigla, diciamo la parte forte della sigla, colui veramente? Che veramente riesce a cantare intonando tutto bene. Sì, sì, perché poi cantando un po' tutti i personaggi che collaborano, che giocano, siamo circa 19 persone che cantiamo la sigla. Ero il migliore, naturalmente. Tu te la sei cavata bene. Piero. Chi è? Piero. La coscienza. Ma cosa dici? Chi è? Sei sicuro? Il migliore, sì. Piero. No, dai. Sì. Piero, sei sicuro? Forse non proprio il migliore, ma... Quasi il migliore adesso. Diciamo la verità, dai. Vediamo il video, vediamo così sappiamo subito dalla voce della coscienza com'è andata. 50-50! Fammi la domanda.
ma che serata, anche quest'anno sta per ritornare. Ok. Me l'avevo fatto male. Perché? Bella domanda. Perché? Cioè, quindi è vero niente, sei stato sbugiardato a fianco niente, a te, c'hai la voce della coscienza. Insomma, salutiamo Dennis Casassa, buonasera. Ciao a tutti, buonasera. Ciao Lino. Ciao Piero. Ciao coscienza, ciao. Allora l'hai sbugiardato subito, insomma. Non ho resistito, perché in questa esperienza lui assieme a altre persone è stato fra i migliori, a tenere su l'atmosfera, la magia di quelle serate, perché sono state tante serate di incisione per poter riuscire a incidere 19-20 persone. Però il luogo dove si è creato tutto questo, tutta questa magia? Allora, il luogo, non avevamo dove racchiudere tutte queste persone. Uno dei nostri amici collaboratori, il fotografo Ilario Gaggi, ci ha prestato la casa di suo figlio, che era a Bologna, quindi non sapeva niente. A sua insaputa. Per un mesetto circa che sono durate le incisioni, gli abbiamo ribaltato la casa. Ecco, quindi lui felicissimo, il figlio di Ilario, è tornato a casa. Ma qui che cos'è? Una sarabanda, un ricettacolo di... Al contrario. Di solito sì, sono i figli. Quando non c'è il genitore sono i figli. Ma conoscendo Ilario, insomma, posso immaginare. Dennis, allora, ma come ti è venuta l'idea di questa sigla, di fare questa cosa? È un po', allora, un po' vedendo i volley, un po' parlando con lui, perché lui una volta mi ha raccontato una frase, mi ha fatto partecipe di una frase che dice sempre suo padre: vogliamoci bene. E mi ha raccontato un po' del volley, che gli ho chiesto qualche informazione, e io da questo suo racconto ho percepito alcune nozioni, alcune immagini per costruire un testo e per fare un'eventuale sigla, un'eventuale musica. E l'ho creata, gliel'ho fatta sentire, ci siamo trovati una sera, avrei pensato questa cosa, gliel'ho fatta sentire su un iPad quella volta, mi ricordo, e lui fa: facciamola. Figurarsi, se lui non c'è. Una volta gli proposi: facciamo il Nutella Party, brang, ha fatto subito. Hai ragione, Ti ricordi? Sì, mi ricordo, hai ragione. Nutella Party, brum, avete fatto subito attimo. Nutella Party. È un attimo, perché Piero è così, lui appena gli ci sono quelli che no, vediamo, lui appena gli butti una cosa, brang, la pensieri e azioni. Vabbè, comunque sempre a fin di bene. Sì, se no non mi divertirei. E abbiamo cominciato a convocare persone che rappresentassero le quattro categorie del volley, quindi i parroci, politici, avis pro loco, giornalisti, barra miss, perché ci sono anche le miss, un rappresentante o più rappresentanti per categoria, e le abbiamo messo in mano la canzone. Una riga a testa, perché tante persone in un testo, e l'abbiamo messa assieme e alla fine è venuto fuori un risultato che sarà la sigla ufficiale del volley. Però c'è questo backstage, di questo abbiamo visto un tratto con l'amico Piero, è stato rubato a tutti chi ha inciso. Primo cittadino compreso, quindi anche il sindaco, beh, giustamente lui una compagine, poi, ma lui già ha avuto delle esperienze canterine, canore, il sindaco Massimo Seri con la sigla dell'Avis, già lì ha fatto performance, Piero, tu te lo dovresti ricordare. Come no, sì, anzi, benissimo. Sicuramente l'abbiamo chiamato perché avevamo visto quelle performance. Ecco, quindi... Ho portato anche il sindaco. Ok, a posto. Ah, ecco, quindi... Non dico più niente. Allora, lo vogliamo vedere. Se vogliamo vedere il sindaco. Ecco, allora, vediamoci, godiamoci il backstage del sindaco, così, insomma, vediamo di quali capacità canore egli dispone. Sanno i loro
spettacolo. Ma che spettacolo. Ma che spettacolo in campo. Sacro e profano. Devo fare la scena, mi aiuta di più. Giochiamo per solidarietà, senza nemici o rivali. Era fatta meglio prima. Giochiamo per... No. Quel giochiamo. Siamo quelli del... Voli della Befa. No, allora, sindaco, non me ne voglia. Cioè, però, insomma... Mettersi in gioco non è facile, no, bisogna riconoscere insomma un po' insomma, esatto. al sindaco Massimo Sei, ma un po' a tutti che è bello così, insomma, sdrammatizzare un po', però insomma, immagino le grasse risate che vi sarete fatte un po' tra tutti, no? Sì, sì, no, infatti, ancora adesso, solo al pensiero, neanche vederlo, solo al pensiero mi scendono le lacrime da ridere, perché è successo veramente di tutto, ho sentito di tutto, me compreso effettivamente, e ci siamo veramente divertiti come una scolaresca in gita, veramente, è stata un'esperienza bellissima, bellissima. Bene, Denis, poi dopo lo vediamo anche, quello fatto bene, quello vero, insomma. Ti ha impegnato molto, ti sei divertito a fare questa cosa? Sì. Sì, è stata al di là del lavoro che è durato qualche mese, perché tra la realizzazione del video, l'intonazione di tutti, perché tante persone cantavano, tante no, quindi prima esperienza al di là di una cantata sotto la doccia per loro. La cosa che più mi è rimasta, al di là, come dico sempre io, la soddisfazione di sentire una propria composizione, perché io cantautore, scrivo, canto cose per me, sentirle gli altri, che cantano una cosa tua è la cosa più bella. Certo. Però di questa esperienza, quello che mi è rimasto, secondo me, è una magia che si è creata quelle sere. La prima sera, quella che c'era il sindaco, c'erano 11 persone che rappresentavano, poi gli altri sono venuti a scaglioni nel corso del mese. Però in tutte queste date, in queste serate di incisione, la cosa che più è rimasta è peccato che è finita, perché si stava bene, si rideva, si scherzava. Sono cose che ti danno forza, ti danno vita. C'era una serenità dentro, complici lui. Complice Etienne Lucarelli, il presidente della Pro Loco, che assieme a lui, secondo me, hanno perso qualche anno di età proprio. Non l'ho portato, ma anche il presidente. Ha dato, insomma, che Etienne, immagino. Sì, lui ha dovuto in certi punti del backstage, se lo vede andare via, dietro un muro a ridere. Quindi, insomma, Piero, non ti smentisci mai, non lo so, ormai... Sono così. Sei così. Come mi vedi sono. Come mi vedi sono. Quante persone hanno contribuito, Dennis, a fare la canzone? Allora, dovrebbero essere 19 o 20. Però... Adesso ho perso il filo in questi mesi. 19 hanno cantato, tutti i rappresentanti delle quattro categorie, più abbiamo un'introduzione particolare che è stata fatta da chi presenterà la serata, ma questo lo vediamo proprio nel video. Secondo noi una grande squadra con noi, che sono i volti noti che accompagnano anche me nelle mie varie mattate, le chiamo io, che faccio in giro per la città, alle telecamere qui che riprendevano le incisioni c'erano il nostro amico Carlo Circolani con la moglie Giuliana Stefanelli, lo stesso Ilario Gaggi. In più nel video vedremo delle particolarità che ho montato anche io, ho ripreso anche io. È una collaborazione di tante persone, ha prodotto un risultato buono. Bene. A mio parere buono. Bene, allora ce lo godremo nella serata, insomma, ufficiale. Sì. Però Dennis ce l'ha portato qui e quindi, insomma, dopo i saluti lo vedremo, giusto? Lo vedremo in tutta la sua interezza. Allora, mi raccomando, segnatevi la data. Quando ci sarà questo evento? Il 4 gennaio, mercoledì, ecco. 4 gennaio alle 20:30 al Palazzetto dello Sport. Non mancate, perché cominciare l'anno così porta bene fino alla prossima edizione. Perlomeno le risate sono assicurate. Sicuramente. E quindi, insomma, con la sigla creata da Dennis Casarsa, musicata, scritta, registrata... Cioè, voi vi siete divertiti, lui ha fatto la fatica, il lavoro, non ho capito? Cioè,
Poi mi siete divisi alla faccia sua, insomma, lui. Dennis, ti hanno fatto penare un po', di la verità, però. Dai. Io dico sempre, o sai chi me l'ha detto, io ho un grande segreto dietro di me, che è Katia. Tanti ecco. Pensano che sono io, ma questa persona che mi accompagna sia nelle mie mattate che nella vita, è colei che mi dà lo stimolo per fare tutte. Come si dice? È amore. Dietro un grande uomo c'è una grande donna, si dice. Questo è quanto mai vero, quindi infatti, la salutiamo. E infatti l'ho messa a lavorare. Ecco, appunto, a posto, subito, insomma, va bene. Allora, salutiamo, ciao Katia. Capiamo il tuo grosso impatto, soprattutto, che devi metterci nella vita, insomma, perché avere a che fare con un soggetto così non deve essere facile, quindi hai tutta la mia e la nostra comprensione, va bene? Quindi, insomma, tu che ci stai guardando da casa in questo momento, sappi che hai la nostra solidarietà, perché questi due soggetti qua, insomma, te ne devono aver fatte vedere di cotte e di crude. Allora, Dennis, vabbè, noi scherziamo perché ci conosciamo anche noi, siamo tutti oggi una puntata così tra amici in famiglia, visto anche il clima natalizio che c'è. Quindi, 4 di gennaio alle 20:30 andate al palazzetto Salvatore Allende, mettete mano al portafoglio, solidarietà per le popolazioni terremotate e un po' di divertimento per tutti. Allora, adesso vi salutiamo e vi diciamo restate con noi ancora un po', perché dopo i nostri saluti c'è la sigla, quella seria, quella vera, che hanno registrato e quindi la potrete vedere in anteprima. Allora, Dennis, grazie. Oltre che per la tua pazienza nel gestire questi personaggi, per essere stato qui con noi sui Divani Rossi, prima volta, vero? Prima sì. Volta che sei. Piero, anche tu, prima volta? Sì, sì, molto comodo. Ti trovi bene? Porto a casa. No, che porti a casa? Cioè, la nostra scenografia, abbiamo fatto tanto per averla. Va bene. Piero, grazie. Grazie a bocca voi. Al lupo per il 4. Insomma, sicuramente io ci sarò, ci divertiremo tutti quanti. Va bene, andrò a vedere. Bene. Grazie anche a voi per essere stati in nostra compagnia, questa puntata di dopo cena, un po' sui generis, termina qui, guardatevi il video della sigla creata appunto da Dennis Casassa e questi 19/20 buon temponi che sono stati messi lì per far sì che questa sigla prendesse vita. Grazie, alle prossime appuntamenti di dopo cena, ciao a tutti. Rispetto vero dei valori della vita.
vita, amicizia, umiltà e collaborazione. Spettacolo in campo, sacro e profano, associazione.